Welcome. In the new video on my channel, in this series, change your deck challenge. Oh, raga, oggi ho fatto pure l'intro. Benvenuti, raga. Lasciamo subito un bel pollicione in su perché avete pensato. Allora, chi di voi, compreso me, ha pensato che questo video fosse stato editato da Michele per un momento? Cioè, in realtà potevo farla ancora meglio, ma la vi faccio vedere, dai. Va bene, 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 va bene. Facciamo finta che ricominciamo, facciamo finta che ricominciamo. Allora, rimandiamo indietro. Guardate, Scusate ragazzi, sto avendo problemi con la musica epica, vi dico la verità. Fate finta. Ma... Raga, un attimo, no, raga, fermi, non c'è sta. Aspetta, ma è sparita la web. Raga, non riesco più a trovare la web, vi giuro su Dio. Non riesco più a... No, dov'è, oh? Ehi! No! Aspetta, dov'è? Ok, sono tornato. È stato brutto. Non trovo... Ma mannaggia la miseria! Sentite, basta, mi sono rotte le palle. Non è che posso andare al corriere a fare tutte queste cose qua. Poi io mi dimentico le cazzate che voglio fare e non le faccio più. Dicevamo, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro ICR89. Siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale, nella Change Your Deck Challenge, che vi piace così tanto. Ora, io vorrei capire, Clash Royale, ha visto che stavo a far cretino e non mi ricordo niente, Clash Royale... Eccoci qua. Tra l'altro, vi voglio far vedere una cosa. Guardate che incomincia a venirmi a trovare mentre registro. Ciao, Loki. Amore, papà. Mi dai i basini. C'è Simba che sta là, sta qua a fa. Che cavolo stai facendo con quel coso nero in mano? Calla, lo sapevo, questo qua diventa un altro meme, che Pasqua! E va bene, signori, allora, subito un bel pollicione in su, mentre ci sta Loki che mi mangia. Vai con Simba. Non mangiarmi le cuffie della Asus. Allora, che bello che è questo gioco. Se io qua dovessi fare tipo una challenge, tipo se mi arrabbio dono 10 euro a uno streamer a caso... Beh, non sarebbe così tanto buona. Sì, però non mi va di sbloccarmi queste cose qua. No, non basta ritirare i premi. Allora, sì. No, non è il mio. Sì. Mi voglio fare una partita con il mio e-golem. E poi iniziamo con la Change Your Deck Challenge. Oh, raga. Allora, guaritrice guerriera. Ci sta? Fessa di su sorella? Più o meno. Ok. Secondo me non ci sta. Anzi, secondo me l'andiamo a perdere. Poi, secondo me, se non vado a fare qualche danno lì. Oddio, sapete che forse le frecce potrebbero fare schifo? Sì, e penso che l'abbiamo persa. Vabbè, ma è normale, dai, sapete. Lo sapete, non è che vedevo di niente io, dai. Abbiate pietà, ragazzi. Abbiate pietà. Guarda, io difficilmente perdo con le golem, cioè lo sapete. Però quando il gioco ci si mette, devo dire che ci si mette bene. Non ce n'è, raga, non ce n'è. È veramente impossibile. Forse questo potrebbe essere un leggero... leggerissimo... mistake, così chiamato, dell'opponent. Forse. Se rimanesse in vita la guaritrice... No, non è rimasta in vita la guaritrice. Perché dovrebbe rimanere in vita una guaritrice? Perché se mi rimaneva in vita la guaritrice... No, questo è mistake di nuovo. Vediamo, purtroppo... Qualsiasi cosa lui mi tira mi fa tanto danno.
Proviamo così. Riesci a farmela fuori? E perché no? Ai ai ai. Lui col mini pecca mi devasta, eh. Non solo, tra l'altro. Non so veramente dove andare a parare. Ok, è finito. Finito. Ho provato, ma non ce n'era. Non ce n'era. Oggi, ma sai che c'è? Li voglio perdere tutti. Allora, partiamo, Mirko, con questo presupposto che noi vogliamo perdere tutti i trofei. E no, oggi non sarà un video di un'ora e passa. Io ho visto che vi piace tanto. Pure a me mi piace rimanere di buon umore. Mi piace rimanere di buon umore. Quindi faremo qualche partita. Non so quante, ma non un'ora e venti. Di solito quando dico così, ma voglio proprio giocare come lui. Inizio di strega. Ok. Strano. Però la posso gestire. Perché se io faccio così. Aia. Potrei dire una parola, però non me va. Potrei dirla effettivamente parlando, eh. Cioè, quella principessa, ragazzi, che l'ha messa lì, mi sta disintegrando qualsiasi mia mossa. Cioè, praticamente sono praticamente morto sempre e ovunque. Non so se intervenire. Per fortuna no, c'è stata questa struttura che mi è stata strautile. Mamma mia, raga. Non so veramente come poter vincere questa partita. Sicuramente facendo così non mi sembra male. Vi dico la verità. E vieni qua, dove cacchio parti? Vediamo se ho fatto la mossa giusta, perché la Valchiria mi poteva far fuori lei. Ragazzi. Sicuramente questo è stato ottimo. Allora, la posso vincere, ma con grande difficoltà. Però la posso vincere. Ma con grande difficoltà, eh. Veramente con grande difficoltà. Quella che mi potrebbe dare veramente una mano, proprio col domatore, è questa. Questa mi potrebbe dare una mano veramente grande. Due hit le abbiamo date, ma niente di che, raga. Provo dietro questo. Vediamo un po'. Porca miseria. Lui comunque mi fa male, eh? Non è che lui non mi fa male, eh? Lui mi fa un botto male. Lui mi fa un botto male, raga. E non so come difendermi. Eccala, te pareva. Proviamo così. Vabbè, lui l'ha capito. Lui l'ha capito, è normale. Mamma mia. Sì, ne. Mirko, ti prego, fa sì che questo brutto umore vada via. Basta, devo utilizzare la tecnica me contro te. La devo utilizzare. Questa è la tecnica me contro te. Bella, dai, non fa niente, non fa niente.
possono capitare cose molto più brutte nella vita. Assolutamente, vai. Domatrice. Ah, che bella in faccia, sì, come piace a me. Ok. Una hit l'abbiamo data. Che così brutto non è. Se c'è la razzo potrei quasi quasi bestemmiar. Trallalli trallalla. La vender cuccolo bastardo. Sì. La mia Valchiria tirata bene. Lui ha tirato pure una scarica, tra l'altro, perché non si aspettava la mia incredibile scintilla. Non sì, penso. Pecca tirato qui, mi sembra buono. Deck comunque veramente strani, eh. Deck abbastanza strani, eh. Io voglio di... Allora, per un momento ci ho creduto. Per un momento ci ho creduto. Per un singolo momento. Qui ho sbagliato. Qui è mistake. Sì, sì, qua è... Qui è tranquillamente mistake. Qui mi vado a prendere un danno in meno. Diciamo che... è bilanciato abbastanza bene in sta partita, eh. Un po' più verso di lui, secondo me. Secondo me. Secondo me lui è verso un po' più di lui. Per il fatto che ha comunque la struttura. Per il fatto che ha la scarica. Per il fatto che ha lo stregone elettrico. Cioè secondo me è un po' più di là che di qua. Ci può stare. Lui c'ha lo stregone. C'ha un bel po' di roba. Un deck veramente orribile da giocare. E guardate un po', dopo lo andrò a giocare io. E non me ne privo. Ci può stare tutto? Non male. Mi è rimasta un botto di roba. Non male, non male, non male, non male. Strombolo. Non male per il momento. Ci sta perché lui me lo va a distruggere. Ecco, levate. E noi ripartiamo cattivi. È l'unica cosa, perché così lui la tronco me la tira di là. Giusto? Giusto. Posso fare così secondo voi? Secondo me sì, sapete. E secondo voi perché ho perso? Ti devo dire. Ti devo dire. Allora, pecca sotto. Perché ho splittato, non ha funzionato. Lui si è messo in difesa. Non so lui. Beh, c'ha pure le guardie che comunque gli danno una mano gigante, eh? Gigante. Non credo di riuscirci. Perché mi manca una spell, una veleno. Una cosa del genere mi manca. Manca una cosa del genere, sì. Vedi, è che lui mi sfonda così. Lui mi sfonda semplicemente così, raga. Vedi? Purtroppo non ci ho potuto fare niente. Raga, è una partita persa dopo l'altra. È una partita persa dopo l'altra. Raga, dai, tanto, io non voglio essere ripetitivo, quindi vi giuro che sto giro non dico niente di quello che vorrei dire. Non dico niente. Non dico niente. Non me ne... Ma che cazzo me ne frega a me di quella roba? Non dico niente. Va bene così, continuiamo. Continuiamo, continuiamo. Bello, bello, sì, mi sto divertendo, va bene. Mi sto divertendo, vi dico la verità. Ciao, piccolino. Ciao, piccolino. Ciao, amore. Vi dico la verità, va bene così. Basta, domatore, vai. Divertiti, fai quello che vuoi, giusto? E io comunque dico una cosa che fino a da un po' che non dico. Per me su Clash Royale ci sono i bot. Io ve lo dico, ve lo ripeto. Per me ci sono i bot. Non ci credete? Peggio per voi. Peggio per voi.
se non credete a questa cosa. Ci sono i bot. Va bene, detto questo, però va bene, comunque è sempre un gioco super piacevole. Qua mi sembro tanto counter, eh. C'ho sto presentimento che veramente mi sembra un botto counter qua. Meno male. L'ho detto, però io ho detto che io sono counter, questa cosa non la dico quasi mai. Quindi va bene. Quindi a noi va bene questa cosa. Non l'ho detto l'avversario, ho detto me. Con questo deck io non so come andare in torre. Quello di prima ci ha fatto la torre. Vabbè, ecco fatto, a posto. Ecco fatto. Ecco fatto, a posto quello qua. Oh, vedi? Insomma. Insomma, non doveva andare proprio così. Non doveva andare così. Vi ricordate la cosa che ero counter? Bene. No. Non so come giocare questo deck. Non so come fa la gente a vincere contro di me con questi deck. Non lo so, ragazzi, non lo so. Che vi devo dire? Questa cosa prima ha funzionato, quindi l'andrei a replicare. Però lo devo fermare per forza, perché sennò... Ecco, fatta, visto? Vabbè, doppia ci sta, doppia ci sta, doppia ci piace. Lui è fondamentale che mi rimane in vita. Quel fresco là. Non lo so. Se lui mi tira di nuovo. Esatto. Per me lui quando tira questo perde. Ma non so se se ne accorto. Vi dico la verità. Vi dico la verità. Io non ho capito se se ne è accorto lui. Cioè che se mi fa questa combo è probabile che perde. Vabbè, nel dubbio, chi se ne frega. Questo ci può stare. Però lui è tanto forte comunque, eh. Lui è veramente tanto forte contro di me. Un botto, regà. Un botto forte. Ma proprio tanto, tanto, tanto. Vediamo, se io facessi così. Giusto? Però poi c'ho truppe che vanno totalmente a caso. Probabilmente dovrei utilizzare meglio il domatore. Sicuramente. Questi danni purtroppo li devo prendere, perché secondo me sì, devo prenderli. Secondo me, vediamo un po' se siamo riusciti a fare un miracolo. Non lo so. Oh mio santissimo! Che tu sia sempre lodato nei cieli dei cieli dei cieli dei cieli dei cieli dei cieli. E dei cieli, e dei cieli, e dei cieli. Possiamo dirlo? E dei cieli, e dei cieli, e dei cieli. Direi di sì. Andiamo a vedere le maestrie. Perché, ma non è perché mi voglio vantare, perché chi se ne frega, faccio schifo. Però se no non mi si sbloccano le altre. Cioè quelle sotto, le altre maestrie, no? Per sbloccare poi successivamente altri soldini e altre ricompense. Quindi questa cosa va fatta per forza. Let's go. Let's go. Ma come c'è 20 minuti di Clash Royale? Dai, già 20 minuti di Clash Royale. Anche no, gigante elettrico. Stiamo contro Guinardo. Oh, Guinardo, ah! Non so benissimo come poter... Vi dico la verità. Che bel body block, complimenti. Romantico, possiamo dirlo? Non l'ho praticamente preso, va bene. Un po' complicato.
Mamma mia che male. Mamma mia che male. Allora, lui mi fa tanti danni. Me ne fa tanti, tanti, tanti. Ha un deck orribile. Perché ha un deck orribile. Vabbè, non è che io ho un deck diverso. Ok. Allora, o me ne vado di là. Questa volta. O me ne vado di là, dato che posso sfruttare questo. Vediamo. Vediamo lui se continua da quella parte oppure no. Perché il Dragonfernale qui sarà quello che ipoteticamente mi può dare una mano, sì o no. Mettiamo il Dragonfernale, ma non credo che la situazione vada a migliorare assolutamente. Ok, è andata a migliorare decisamente. Ah, ok. Ne approfitto, raga, perché... Che carta rotta. Una roba incredibile. Non so se ho fatto bene, ma me la sto inventando, ragazzi. Me la sto davvero inventando. Che per assurdo, a me va bene tutto. Per assurdo mi va bene tutto. Ma pure questa mi va bene della parte dell'opponent. Ok. Non lo so se ho fatto bene. Ci sto provando con tutte le mie forze. Penso di aver vinto. Penso di aver vinto. Eh sì. Sì, l'ho giocata bene. Cioè, non subito. L'ho giocata bene dopo aver visto bene il suo deck. Veramente pietoso che dovrò giocare io in questo momento. Mamma mia, ragazzi. Che deck incredibilmente brutto. Sì, sì, le maestrie, l'abbiamo capito, sono fantastiche. Prendiamoci questi 1000 spicci. Ok. Ok. Direi... l'ultima partita, perché sennò facciamo tutti i video stragiganti, anche perché poi nel mio ufficio fa caldo. Io in realtà avevo detto al condizionatore, condizionatore, quando ti va. Allora, io voglio perdere la torre di sinistra. Io voglio perdere la torre di sinistra. E direte perché? Vabbè no, aspetta, forse faccio così. Perché mi ha dato un po' di valore. Magari non la perdo, però non fa niente. Allora, se non la perdo, tanta roba. Non l'ho persa, va bene. Lasciamo così. Ci sta tutto, in realtà. In realtà, ragazzi, c'è tutto. Lui esplode, va fuori tutti. E noi facciamo la torre. Sembra molto, molto buona come situazione. Lui è, a mio avviso, lui è più forte di me. Proprio sulla carta, parlo di deck, eh. Di deck lui è più forte di me. Secondo me. Lui adesso mi distruggerà sicuramente la torre di destra. Secondo me. Perché tanto mo mi mette quello lì. Non... esatto. Avrei fatto anche io la stessa identica cosa. Complicatissima sta partita, raga. Veramente complicata. Veramente complicata. Veramente complicata. Mi va bene comunque. È molto difficile sta partita. Da tornado, sì, lo so, non l'ho mai utilizzata. Possiamo fare così. È stato bravo. Lui è stato molto bravo qui. Lui è stato molto bravo. Non mi aspettavo la carta centrale. Va bene, vediamo se riusciamo. Razzo, non male. Potrei fare sicuramente di questo. Potrei fare di questo.
Lasciamo così. Non lo so. Lasciamo così. Ok. Lui ha la razzo, lui c'ha un botto di roba, mi ricordati. Non mi pare così brutta. Ti prego, ingaggiami a me. Ah. Ok. Non malissimo. Uno me l'ha spostato, eh. Nel dubbio. Non so se avete visto, vabbè. Sarà una difesa impossibile adesso. Ok. Ora tanto se abbiamo perso. Ok. No, perché io ho la razzo. Io ho la razzo. E sono veramente fortissimo con la razzo. Signori, basta così. Siamo tornati più o meno ai trofei dell'altra de 27 minuti fa. Poi uno dice, ma bravello, ci c'è per 89. Vabbè, 6016. Vi voglio bene, al prossimo appuntamento al vostro ICM89, codice creatore, se vi va. Dov'è? Ciccio Gamer 89, guarda, non c'è niente, ogni tanto si toglie, ragazzi. Ciccio Gamer 89, ecco fatto. E volevo vedere sta... Allora, innanzitutto questi sono gratis. E via. Ah, 1 per 500, ho capito tutto. Ho capito tutto, ho capito tutto. Soldi non ce ne stanno, eh. I soldini. 1000 gemme. Ci danno quello più quello. Vabbè, non mi serve niente a me. Quindi niente. Arrivederci. Codice creatore ciccio89. Non vi dimenticate. Ciao.